Salvador Dalì è conosciuto soprattutto come pittore, mentre invece diciamo, noi a Vicenza abbiamo portato la terza dimensione, non solo con delle opere monumentali che sono in giro per tutta la città, ma poi inaugurando una mostra del gioiello. Questa nuova linea che si chiama Surrealist Universe Gold, che è una linea in effetti di ispirazione daliniana, quindi non sono ovviamente opere d'arte, ma sono dei gioielli ispirata a Dalì. E che abbiamo lanciato sul palcoscenico internazionale attraverso appunto il V-Off e Vicenza. Noi raccontiamo le storie non solo degli artisti, diciamo della parte appunto pittorica o scultorea, ma proprio del personaggio. E questo, come puoi dire, al pubblico interessa molto. Nella fattispecie con Dalì abbiamo una serie di appuntamenti. Uno è certamente il Museo di Praga, poi avremo Mosca, avremo l'anno prossimo Dubai, Shanghai, avremo insomma questa una grande mostra sullo Spellbound negli Stati Uniti. Come direttore artistico sono stato comunque tra virgolette ingaggiato per fare altre mostre importanti che non riguardano come dire, la sfera daliniana, ma una è diciamo, una mostra di Leonardo da Vinci che stiamo facendo proprio in questo momento in Cina, quindi al Museo Statale di Pechino. A breve inaugureremo Caravaggio Immersive, quindi un percorso immersivo sull'ultima parte, parte di vita appunto di Caravaggio, quindi il periodo che va da Malta alla Sicilia, dove raccontiamo la storia e soprattutto il dramma di Caravaggio. E poi a dicembre faremo una mostra interessante, soprattutto sotto l'aspetto psicologico, su Frida Kahlo.